Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Fabio Fontana, che mi chiede di parlare del film di Ang Lee, La tigre e il dragone, appunto La tigre e il dragone del 2000, film Wuxia, un film dove torna la produzione taiwanese per Ang Lee oltre che americana, ha vinto parecchi Oscar, è stato un film vendutissimo, un bel Wuxia, non è uno dei miei preferiti, io amo di più la roba alla Zui Ark, alla Vor Kar Wai, altri Wuxia, però insomma è una bella storia ambientata fra il 700 e l'800 in Cina, appunto, e nella storia di vari personaggi legati tutti da un'antica spada che dovrebbe essere magica, dovrebbe possedere dei poteri, e questo è uno dei quattro romanzi, il quarto romanzo dei cinque che sono stati pubblicati tipo nei primi del Novecento, e qui fa questa riduzione. Ang Lee, appunto, su uno di questi possiede questa spada, gira tutto intorno a questa spada, ma i protagonisti, per farla breve, sono un imbattibile monaco stanco di uccidere ma imbattibile veramente, una saggia guerriera innamorata del monaco, e poi abbiamo un bandito del deserto e una giovane che fa forse il doppio gioco e che lavora forse per un'altra anziana che viene chiamata la volpe, e di lì tutto il rigirio di storie d'amore, dolore, guerra, tradimenti. La tigre e il dragone è un film che, se vi spiego cosa succede, vi spiego cos'è il film, perché è un film fatto di pochi avvenimenti, perché la trama poi gira tutta intorno a questa spada che viene rubata, chi la vuole, chi non la vuole, la storia d'amore, e quindi alla fin fine è un film dove, seppur il protagonista è Chow Yun Fat, in realtà i protagonisti principali sono le tre donne che poi gira intorno tutto il film, nel senso che sono le vere artefici del film, proprio per come Ang Lee le struttura, sono scritte in maniera perfetta, i combattimenti sugli alberi sono magnifici, il classico con i cavi, una bellezza per gli occhi, va detto, esteticamente è un film magnifico. La storia sì è bella, interessante, però per me chiama più il Wuxia più sporco, con le storie un pochino più violente, questo Wuxia è un po' all'acqua di rose, in quel senso di un po' poco violento, un po' poco, non c'è quasi sangue, il Wuxia era molto diciamo così, oltre che esteticamente bello, era anche molto carnale, molto fatto di sabbia e sangue, questo un po' meno, anche perché più rivolto al pubblico occidentale, ma resta il fatto che comunque è un gran bel film, uno di quei film insomma con delle coreografie delle arti marziali magnifiche, con dei personaggi come ho detto splendidi, con una Michelle Yeoh da urlo, una Zhi Zhang da sentircisi male, e tutte le altre, comunque tutti gli altri attori sono bravissimi, la costruzione storica è perfetta, le scenografie sono perfette, ripeto, gli attori sono molto bravi. Quello che mi ha convinto un po' meno forse è la storia, che sì, è buona, è messa in scena, ma però non è che poi sfondi secondo me più di tanto. Sta di fatto che una narrazione del genere comunque ha il giusto ritmo, ha un montaggio fantastico, una fotografia eccellente, una musica stratosferica, quindi oggettivamente è un film fatto benissimo, un film che però secondo me forse anche il suo bene cerca un po' di avvicinarsi al gusto occidentale in qualche cosa un pochino più retorica, ma sta di fatto che insomma Ang Lee il suo mestiere lo sa fare, di mortone anche quando va in America, e ha girato anche uno dei migliori cinecomic del mondo, Hulk, ma tutti se lo sono dimenticati. È un ottimo film, al di là di quanto garbi più o meno a me, io l'ho visto tante volte, c'ho il mio Blu-ray, le solite cose, però è un film che ora onestamente, visto 6-7 volte, non ho proprio voglia di rivederlo più di altro, però resta comunque veramente un'opera molto interessante di un regista che quando vuole raccontare quello che vuole raccontare lo sa fare con grande classe, come in questo ottimo film, perché di tale si tratta questa Tigre e il Dragone. Il link del DVD è qui sotto, tornate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo se vi pare, riscoprite un po' la filmografia di Ang Lee fra alti e bassi, uno che potrei monografare in fin dei conti, e soprattutto però, se non l'avete mai visto, questa Tigre e il Dragone comunque è uno spettacolo per la vista, quindi un'occhiata se la merita, sicura.